Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questo video nel quale rispondo a una domanda che mi avete fatto un sacco di persone. Me l'avete fatta davvero in tanti e spero di esservi utile. In ogni caso spero di esservi utile e di potervi dare un po' più di fiducia in voi stessi, perché la sensazione che ho è che uno dei problemi più grandi dell'umanità di oggi, soprattutto in Italia, è la bassa fiducia in se stessi. Ovviamente non è colpa di nessuno, perché dipende dal tipo di educazione che ci hanno dato e dipende anche dal tipo di ambiente nel quale cresciamo, dipende soprattutto dai genitori e dagli insegnanti delle scuole elementari. Mi dispiace dirlo, ma a volte gli insegnanti delle scuole elementari fanno veramente dei disastri con i bambini, li rendono completamente incapaci di... non solo incapaci di sentire se stessi, non solo incapaci di sentire le proprie emozioni, perché gli dicono stai zitto, non parlare, mettiti lì all'angolo, quello che tu dici e pensi non conta nulla. Ecco, il bambino, a furia di sentirsi ripetere che quello che pensa, quello che sente, quello che crede non conta nulla, ci crede davvero a un certo punto. E se questo meccanismo avviene sia in casa sia a scuola, è micidiale, perché il bambino cresce veramente pensando di non valere assolutamente nulla. Ed è per questo che poi nella vita non ha successo. Ma ritorniamo alla domanda, ecco, cerchiamo di essere un po' più specifici. La domanda che purtroppo molti mi hanno fatto è: ma è il caso che io segua un corso di tarologia se non sono capace? Ma se non sono capace esattamente di far cosa? Cioè, cosa pensate che serva per seguire un corso di tarologia? E non mi riferisco solamente ai corsi di tarologia. Mi riferisco in generale a qualunque cosa riguardi l'ambiente esoterico, qualunque cosa riguardi il mondo dell'energia, il mondo dell'occulto. E questa parola ci tengo a sottolineare: occulto non significa negativo, satanico, occulto significa nascosto, perché le cose occulte sono le cose nascoste. Quindi studiamo anche l'etimologia dei termini, per favore, perché molti associano la parola occulto con il satanismo. Ma al di là di questo, il tema è quello: sono o non sono in grado di seguire un corso di tarologia e di iniziare a leggere i tarocchi? La risposta è: riesci a provare emozioni? Non è una risposta, è un'altra domanda. Riesci a essere empatico nei confronti delle altre persone? La verità, ragazzi, è che la maggior parte di voi che mi seguono, per la maggior parte di voi che mi seguono, la risposta è sì, 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 e forse anche fin troppo. Perché la maggior parte delle persone che mi seguono sono persone fin troppo empatiche, sono persone fin troppo portate e interessate a questo genere di argomenti per poter non essere adatte a imparare a leggere i tarocchi. Le uniche persone che non possono fare questo sono persone che hanno seri problemi psicologici, e mi riferisco a quelle persone che soffrono di problemi come sociopatia, psicopatia, e vi spiego anche il motivo. Perché determinate problematiche, che siano di origine genetica, quindi originate dalla nascita, che siano invece causate da un'educazione cattiva e quindi da traumi infantili particolarmente forti, rendono le persone incapaci di provare empatia, incapaci di provare una connessione energetica ed emotiva con gli altri. A volte addirittura incapaci di provare determinate emozioni e sensazioni. Se siete esseri umani normali, in grado di provare empatia, sicuramente siete in grado di imparare a leggere i tarocchi, perché questo è tutto quello che vi serve. Per chi di voi ha una sensibilità o una sensitività già particolarmente sviluppata, ciò che faccio, e che è molto importante fare durante i corsi, è spiegare come funzionano quei meccanismi che mi portano ad essere sensitivi o particolarmente empatici. Quali meccanismi a livello energetico e psicologico agiscono in voi? Per chi invece si sente poco portato, per chi si sente poco capace, poco sensitivo... E ripeto, la sensitività è una cosa che abbiamo tutti, come la sensibilità, è solo una variante, ma l'abbiamo tutti. Quello che vi dico è che sia che voi facciate un corso di tarologia con me, sia che voi facciate un corso di tarologia o cartomanzia con qualcun altro, sia che voi facciate un corso di altro tipo che però ha a che fare con gli aspetti psicologici, gli aspetti della crescita personale, nel momento in cui voi utilizzate, in qualunque ambito, iniziate ad utilizzare la parte del vostro cervello che è deputata alla sensibilità
e quindi quell'emisfero cerebrale che anziché occuparsi della logica e della matematica sarebbe l'emisfero sinistro, l'emisfero sinistro si occupa fisiologicamente per lo più dell'aspetto più logico e matematico del nostro modo di ragionare e di pensare, ovvero l'emisfero sinistro lavora in modo analitico, 2 più 2 fa 4. Questo fa l'emisfero sinistro, analisi, analizza i dati a disposizione e tira fuori degli output in base agli input che ha ricevuto. Ma nel momento in cui voi iniziate a studiare tarologia o argomenti simili che vi portano comunque ad utilizzare invece il vostro emisfero destro, che è quello più ricettivo, è quello più, qualcuno lo definisce femminile, ma in realtà è quello che lavora in modo analogico, non analitico ma analogico. Il modo di lavorare analogico è semplicemente il riuscire a fare associazioni fra elementi che apparentemente non hanno nulla in comune fra di loro da un punto di vista logico e pratico, ma in realtà hanno in comune qualcosa sotto altri punti di vista. Ecco, nel momento in cui sviluppate quelle capacità, automaticamente la vostra sensitività fa un balzo da gigante. Quindi non si tratta di dover essere già sensitivi per iniziare un corso, si tratta di fare un corso per sviluppare la propria sensitività, che è esattamente il contrario. Ad ogni modo, ragazzi, questo in realtà non serve solamente per vendervi il corso, come molti di voi potrebbero pensare, ma serve sinceramente per dirvi: dovete avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Se una persona nel mondo è in grado di fare una cosa, anche voi siete in grado di fare quella cosa. Non perché siete uguali a quella persona, ma perché avete di base lo stesso sistema nervoso, e quindi se non avete sviluppato delle capacità potete svilupparle in qualunque momento. Con questo, ragazzi, io spero davvero di esservi stata utile, e questo mi riporta sempre alla mia professione principale, il life coaching. Cioè, la mia missione di vita non è vendere videocorsi, la mia missione di vita è quella di stimolare una crescita in chiunque mi capiti davanti. Quindi ecco, per deformazione professionale ho sentito il bisogno di spiegarvi questa cosa. Io spero veramente che vi sia utile, per il resto vi saluto e vi mando un bacio dalla giungla della Costa Rica. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo video per single del segno del Sagittario. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna, oppure per avere una lettura privata e quindi conoscere specificamente il vostro caso potete mandare un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Stessa cosa se volete un'analisi karmica o una sessione di coaching o volete informazioni sui corsi per imparare a leggere i tarocchi. Intanto, essendo una lettura per single, stiamo andando a guardare l'energia della persona alla quale o voi sarete interessati durante il mese di agosto, oppure della persona che durante questo mese è interessata a voi. Se non avete in mente nessuno, potrebbe trattarsi di qualcuno che magari incontrerete o si farà vivo durante questo mese. Ecco, come energia generale abbiamo un 2 di denari, quindi qualcuno che probabilmente giocherella un po', qualcuno a cui piace flirtare, qualcuno a cui piace magari anche prendere le cose con spensieratezza e con leggerezza. Cosa teme? Abbiamo il giudizio rovesciato, e cosa spera il 5 di spade? Sembra che questa persona abbia voglia di vincere a tutti i costi qualcosa, sembra che questa persona abbia voglia in qualche modo di conquistarvi, ma conquistarvi non significa necessariamente che fra voi inizierà una relazione o che fra voi accadrà qualcosa. Conquistarvi significa che questa persona vuole avere la soddisfazione di sapere che voi avete un debole, che voi ecco, che riesce a far breccia nella vostra mente, nei vostri sentimenti, nel vostro cuore. Questo sembra l'interesse della persona. Poi ognuno di voi saprà ovviamente nel suo caso specifico se questa persona vuole più o no. Però ecco, credo in linea di massima che trattandosi di una lettura generica, le carte non mi stanno dando delle indicazioni ben precise riguardo questo. Anche perché sembra che questa persona abbia paura di perdere l'occasione con voi, sembra che abbia paura di non avere una seconda opportunità con voi o una prima opportunità nel caso in cui fosse qualcosa di appena nato, qualcosa di realmente nuovo. Però per qualcuno di voi io ho la sensazione che si tratti di una seconda opportunità, come se in realtà ci fosse già stato comunque un approccio
E qualcosa non ha funzionato e adesso ecco che questa persona vorrebbe invece raggiungere il suo obiettivo, vorrebbe riuscire. Ed ecco perché la vedo giocherellare, la vedo flirtare con voi, la vedo lanciarvi sguardi e scherzare in un certo modo. Cosa nasconde? Abbiamo una morte rovesciata. E cosa fa il mago rovesciato? Io credo che questa persona cerchi di mostrare a voi una faccia, una maschera, un qualcosa di un po' diverso da quello che ha realmente dentro, perché realmente dentro mostra che qualcosa non è cambiato e che porta ancora del rancore. E ciò che fa è agisce come un mago rovesciato, quindi non darei tantissima fiducia a un'energia del genere, perché un mago quando è diritto è qualcuno che prende un'iniziativa e che si dà da fare, ma quando è rovesciato è qualcuno che gioca con gli altri e non si preoccupa moltissimo dei sentimenti degli altri. Quindi in realtà è qualcuno un po' manipolatore, un po' falso, perché ecco, ciò che vedo è che l'immagine che mostra fuori, un'immagine di brava persona, sempre gentile e disponibile, molto buona, eccetera, eccetera, in realtà non corrisponde a quello che ha dentro. Queste due carte sono chiare, dentro c'è comunque un po' di rabbia e rancore per un qualcosa, per un litigio, per una situazione che è accaduta in passato, ma fuori questa cosa non emerge, non viene vista. E quindi ecco che questo atteggiamento non è esattamente molto sincero. Vediamo un po' cosa dicono gli angeli. È uscita fuori rovesciata la carta dell'angelo guardiano. Ci sono cose non adatte agli occhi mortali. Controlla la curiosità. Ok, però è uscita rovesciata. E quindi io credo che in realtà questa carta abbia come significato esattamente l'opposto di quella che normalmente ha quando è diritta, ovvero state attenti perché, come vi dicevo, questa persona non arriva con delle intenzioni veramente buone e pulite, ma semmai sembra arrivare con delle intenzioni un po' pesantucce, ovvero da giocoliere, da manipolatore, qualcuno che non prende davvero sul serio le cose e soprattutto sembra qualcuno che potrebbe anche giocare con i sentimenti. Quindi in realtà io credo che con questa carta gli angeli vogliano dirvi di stare attenti e di osservare bene ciò che accade e di non fidarvi troppo delle apparenze, ma di andare oltre e se avete la possibilità di controllare ciò che realmente c'è oltre questa superficie da San Francesco d'Assisi, come si può vedere in questa carta. Ad ogni modo, se volete saperne di più con una lettura privata, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.